può capitare, una dimenticanza può capitare. Perché vi dico tutto questo è fondamentale? Perché sempre per rimanere a quel punto 12, e quando finirò il punto 14 poi vi chiedo una pausa, perché se no qui al punto 14 finiamo pure tutto il racconto. Non eravamo al 13, no? Sì, punto 12 e punto 13, sì Presidente, ha ragione. Dicevo, quando noi siamo chiamati a fare l'inquadramento di determinati accadimenti in un determinato arco temporale in relazione a determinate vicende e a comprendere qual è il complesso disegno eversivo e qual è la strategia che si sta portando avanti, che non è soltanto una strategia stragista in senso stretto, ma è una strategia stragista che è destinata a provocare effetti ben più devastanti rispetto alla singola esplosione degli ordigni e ai singoli episodi omicidiari, ai danni di personale dell'arma dei carabinieri, voi trovate quelle risposte che davvero qualche anno fa sembravano impossibili. E voi trovate quelle risposte che vi consentono di comprendere anche qual è l'approccio di politica criminale che l'Andrangheta ha sempre utilizzato nel corso degli anni. E soprattutto trovate risposta anche a tutte quelle sentenze in cui si è sempre detto, e non si è detta una cosa falsa, che la politica criminale dell'Andrangheta è una politica che passa dal dialogo, che passa dal contatto, che passa dalla commistione, che passa cioè da un approccio tra virgolette morbido in relazione al rapporto che l'organizzazione ha con gli ambienti istituzionali, proprio perché l'Andrangheta sa bene che dialogare porta con sé grandissimi vantaggi. E ha dialogato tanto, tante volte, ancor prima della componente siciliana. Perché chi come noi, il procuratore se n'è andato, ma io e lui abbracciamo uno spazio temporale, uno spazio rilevante e soprattutto siamo figli della stessa terra, la terra in cui negli anni 80 e 90 e anche prima l'Andrangheta sperimentò il dialogo con lo Stato nel momento in cui cessarono i sequestri di persona. Trovate traccia anche di questo negli atti che vi ho prodotto. E soprattutto sperimentò che quando si individua e si coltiva un canale in cui il dialogo diventa fruttuoso, le bombe non servono. Però tutto questo discorso è stato valido fino a quando quello sconvolgimento profondo non ha creato i problemi di cui abbiamo parlato prima. E quindi anche l'Andrangheta, che tendenzialmente evita lo scontro frontale, si è trovata in una condizione, in un determinato momento storico, di non poter argomentare la possibilità di sperimentare vie alternative rispetto alla stagione stragista.
soprattutto perché mancava l'interlocutore. E quindi per dialogare devi avere qualcuno che sia in grado di farlo e soprattutto che abbia il ruolo per dare risposte. E quindi, nonostante questa caratteristica di fondo, si è trovata la componente calabrese di fronte ad una scelta che non poteva non fare. Ecco perché il racconto di Calabrò è il mio modo di vedere la testimonianza più importante degli ultimi 20 anni di storia giudiziaria. Perché Calabrò Giuseppe, ed è comprensibile la paura che Calabrò ha provato immediatamente dopo aver concluso quell'interrogatorio dell'8 maggio del 2014 a Tempio Pausania, era più comodo arrivare a Stoccolma che a Tempio Pausania, ma mai viaggio così lungo è stato allo stesso tempo così fruttuoso. Ha capito Calabrò Giuseppe di aver segnato una svolta epocale, e ha capito Calabrò Giuseppe che c'erano altre verità da rivelare, tant'è vero che, come vi è stato documentato, Calabrò Giuseppe, prima di ritrattare, il giorno dopo mi ha scritto e mi ha detto: dottore, torni. E mamma mia, ho detto io, da Reggio Calabria tornare al Tempio Pausania. E stavamo programmando il viaggio di ritorno a Tempio Pausania, compatibilmente con le difficoltà logistiche che viviamo a Reggio Calabria, perché Calabrò mi aveva scritto: c'è altro da dire. Quando ha capito che forse era un peso troppo pesante da reggere, e su quel peso interiore che ha provato si è innestata la condotta della madre. Questo è quello che voi ricavate dal racconto di Calabrò Giuseppe. E quel racconto di Calabrò Giuseppe vi spiega che cosa Calabrò sapeva e aveva da dire, perché in parte lo ricaviamo da quello che ci racconta Villani, da quello che Sannino Lo Giudice, e soprattutto da tutti quei passaggi su cui mi stavo soffermando prima, per necessari a capire qual è il disegno eversivo servente a quello politico, che evidenzia la sua portata ancor prima dell'inizio vero e proprio della stagione stragista. Ecco perché vi ho fatto quel richiamo, anche lì incredibilmente significativo, alla sigla Falange Armata e al peso dimostrativo che quella sigla assume in questa sede, perché quella sigla Falange Armata porta con sé e vi fa comprendere quanto sia alta la strategia delle componenti mafiose riferibili all''Ndrangheta, un insieme di situazioni particolarmente significative vissute in quel territorio che certamente è stato l'epicentro di relazioni di alto livello per l''Ndrangheta e non solo, che è da considerare la Lombardia. La Lombardia non è un territorio come tanti altri. La Lombardia è il cuore delle relazioni su cui si innesta anche il racconto che avete sentito nelle ultime udienze, che ruota intorno alla figura di Angelo Sorrenti. Ovviamente ci soffermeremo anche su questo, perché vedete, c'è una parte di istruttoria che riguarda anche gli appartenenti alla famiglia Papalia, alla famiglia Barbaro, ai loro rapporti
con il gruppo De Stefano e quindi Coco Trovato, che serve a meglio inquadrare come l'episodio dell'aprile del 1990 non sia un episodio banale, e a meglio inquadrare le relazioni che tra le componenti di vertice dell''Ndrangheta e le componenti di vertice di Cosa Nostra si creano nel corso degli anni, e non sono relazioni banali. Quando Nino Fiume vi spiega che per capire come funzionava il sistema mafioso che governava la Lombardia non bisogna parlare più di 'Ndrangheta, di Cosa Nostra e di Camorra e altre componenti mafiose di varie estrazioni, ma bisogna parlare di una cosa unica, vi sta facendo lo stesso discorso che nel 92 ha fatto Leonardo Messina. E Nino Fiume di Leonardo Messina non sa nulla, non ha letto nulla. E vi sta spiegando che in questo contesto criminale niente succede per caso. Se è vero come è vero, ecco qual è il peso del racconto di Cuzzola, di Foschini, di Pace e degli altri collaboratori che ruotavano intorno al ruolo del gruppo Papalia, che quelle componenti di 'Ndrangheta avevano il ruolo apicale rispetto a quel contesto criminale unico, e quel ruolo apicale ce l'avevano proprio i due fratelli Papalia, Antonio e Domenico. Ma Antonio e Domenico Papalia erano anche molto alti, come vi è stato spiegato da una serie di testimoni ufficiali di polizia giudiziaria. Antonio e Domenico Papalia avevano rapporti con gli apparati di sicurezza, con alcuni rappresentanti degli apparati di sicurezza, avevano rapporti con le altre sfere dell'arma dei carabinieri. Avete sentito parlare del generale Delfino in più occasioni. Antonio e Domenico Papalia, e questo è notorio giudiziario, perché per me è notorio giudiziario il fatto che determinati documenti siano stati pubblicati negli ultimi anni all'interno di libri libera vendita, che Nino Gioè, il Gioè di cui abbiamo sentito parlare da tanti collaboratori, Ferro, Palmeri, nella stagione di Leo Luca Bagarella, di Luchino Bagarella, che diventa il numero uno di Cosa Nostra, contrariamente a quello che ci hanno raccontato per anni in relazione al ruolo di Bernardo Provenzano. Voi dovete sapere, questo è notorio giudiziario che voi avete agli atti, che Nino Gioè, nel momento in cui decide di togliersi la vita nel carcere di Rebibbia a fine luglio del 93, guarda caso, lascia una lettera in cui chiede scusa per tutto quello che ha detto all'interno del famoso covo di via Ughetti a Palermo, dove Nino Gioè era latitante proprio con Bagarella. E sapete chi chiede scusa in quella lettera? Ai suoi familiari per le cose che le forze dell'ordine hanno intercettato, e a una sola persona estranea al suo nucleo familiare. Non vi faccio il quiz, che voi starete pensando a Rina, lo stesso Bagarella, Mico Papalia. Chiede scusa a Mico Papalia. Per me potete credere alle coincidenze. Io purtroppo ho smesso di crederci da un po' di tempo,
E allora vi dico che se Totorina, nella lunghissima riunione di Enna tra il giugno del 91 e il settembre del 91, accavallando le due riunioni, lo stesso periodo temporale in cui si svolge anche la riunione di Polsi, di cui ci parla Pasquale Nucera, decide che la stagione stragista, attenzione, e su questo non aggiungerò niente altro per ragioni evidenti, inizia nel giugno del 91 e non nel marzo del 92. E decide di comunicare nel corso di quella riunione di Enna che da quel momento in poi tutto quello che si andrà a fare sarà rivendicata con una sarà rivendicata rivendicato con una sigla che ai Papalia è stata suggerita da pezzi deviati dei servizi di sicurezza. E mi pare evidente che ci stiano fornendo un elemento di collegamento talmente grande che non può non essere considerato per quello che è, soprattutto se chi dopo il gennaio del 93 è chiamato a gestire Cosa Nostra, e quindi Leo Luca Bagarella e Nino Gioè, ritengono di lasciare un documento scritto in cui evidenziare i loro rapporti, certamente di Gioè, proprio con i Papalia. Questo, quando uno dice che poi i fatti sono ostinati, è certo che sono ostinati i fatti, però intanto la ricostruzione dei fatti richiede uno sforzo che non è uno sforzo normale. E soprattutto richiede un approccio che deve essere orientato anche a ricostruire situazioni scomode. Nella misura in cui Falange Armata non è una sigla qualsiasi, nella misura in cui che cosa sia Falange Armata, ve lo racconta anche un altro funzionario dello Stato nel momento in cui vive in prima persona una determinata stagione da segretario del CESIS. E quindi a me interessa poco se è stato dimostrato o meno che Falange Armata sia effettivamente un'organizzazione criminale nel senso vero del termine, se abbia avuto una struttura, mi interessa poco. Mi interessa invece constatare che non è una sigla casuale e che è un messaggio chiarissimo che determinati ambienti mandano ad altri ambienti. Per dire, non equivocare, attenzione, non devi equivocare. Perché non devi equivocare? Perché se io rivendico determinati attentati con la sigla Falange Armata, tu devi essere immediatamente in grado di capire che non la stiamo utilizzando noi siciliani, ma la stiamo utilizzando noi tutti insieme, perché i primi a farlo sono stati i calabresi nell'aprile del 90. E quello che c'è dietro Falange Armata cercheremo di ricostruirlo nel corso delle prossime udienze. Proprio con questo tipo di approccio, nel momento in cui saremo chiamati ad analizzare, come bene ha fatto il Servizio Centrale Antiterrorismo, ritrovando la rivendicazione Falange Armata nel corso di queste indagini. E questa è la paura che ognuno di noi si porta dietro. La paura di ognuno di noi si porta dietro e che sotto questo tavolo ci sia qualcosa che ancora non ho visto e che qualcosa che non vi posso raccontare.
Perché credetemi, a volte nel lavoro di ricerca che si fa, si ha la sensazione che determinate risposte richiedano un impegno che va oltre l'ordinario. E di questo avete traccia anche nella parte di istruttoria conclusiva di questo processo, nel momento in cui abbiamo cercato di colmare quello che nella ricostruzione cautelare mancava, e cioè di spiegarvi per quale motivo si era mossa la componente legata ai piromalli. E la risposta che vi abbiamo fornito è una risposta che ruota tanto intorno al ruolo di Pino Piromalli, e non solo, quale componente di vertice dell'Andrangheta, esattamente sullo stesso piano apicale dei componenti di vertice di Cosa Nostra, ma anche in relazione a quello che ci ha raccontato Graviano. Perché la ricostruzione fatta fino a un certo punto voleva che non si fosse mossa soltanto la componente regina, come vi ho spiegato stamattina, e si fosse mossa anche la componente tirrenica, in quanto la componente regina era ancora impegnata nei postumi legati alla seconda guerra di mafia. E in parte era vero. Ma che cosa ha accertato l'indagine che oggi stiamo qui analizzando? Che in realtà la componente regina si era mossa, ma non poteva non muoversi anche la componente tirrenica, se è vero quello che ci dice Graviano, che dietro le stragi ci sono dinamiche che passano da determinati ambienti. Questo ci dice Graviano. E noi quello che ci dice Graviano lo consideriamo per quello che è, e cioè la dichiarazione di un imputato che ovviamente ha il diritto di mentire, che però trova conferma in intercettazioni in cui invece questo diritto non c'è, nella misura in cui l'intercettazione è per sua natura fino a prova contraria genuina. E in questo non solo non abbiamo la prova contraria, ma abbiamo la conferma della sua genuinità da parte dello stesso dichiarante. E quindi, lasciando perdere o considerando, diciamo, con un grado minore di attendibilità la parte del dichiarato del Graviano nel corso dell'esame, e prendendo per buono quello che Graviano invece ci dice nel corso delle intercettazioni con Adinolfi, noi abbiamo un gruppo Graviano che ha rapporti imprenditoriali con una determinata parte dell'imprenditoria milanese, e ci ha spiegato anche questi rapporti quando sono nati e che tipo di relazioni ci sono state, e poi scopriamo che tutta la ricostruzione che è stata fatta nel processo Tirreno in relazione ai rapporti tra Angelo Sorrenti, uomo forte di Fininvest in Calabria nel momento in cui le televisioni private stanno diventando il colosso che tutti conosciamo, non è un soggetto estorto dai piromalli Molè, ma è un loro uomo. E che abbiamo in comune tra Graviano e i piromalli? Che abbiamo in comune? Abbiamo in comune una serie di soggetti di cui Graviano parla con Adinolfi. Anche questo rileva in questa sede, nella misura in cui Graviano ha deciso di spiegarci determinate dinamiche. E rileva in questa sede proprio perché, se Filippone Rocco Santo è un uomo dei piromalli, e Graviano continua a insistere che alla strategia stragista ha dato adesione anche una componente che ancora non è stata processata, e quella stessa componente ha rapporti imprenditoriali anche con i piromalli, a mio modo di vedere questo tema di prova deve essere sviluppato e portato alla vostra attenzione, punto. Oltre non mi pare, diciamo, in questo momento
che sia richiesto andare. Ovviamente anche su questo tema di prova io tornerò con una serie di riferimenti più specifici nella parte finale del mio intervento, però se tutto non è avvenuto per caso, anche in questa fase era opportuno soffermarsi un attimo. E siamo al punto 14. Siamo al punto 14, che è il punto in cui sono riassunti forse i temi più immediati che il processo ci ha rappresentato in relazione a quelle dinamiche di alto profilo che per tanto tempo non hanno avuto un particolare significato giudiziario. E cioè che la sigla Falange Armata, poi utilizzata per rivendicare gli attentati materialmente eseguiti dal sistema mafioso di cui stiamo parlando, è stata ideata e utilizzata da appartenenti infedeli ai servizi di sicurezza. Tristissimo, credetemi, è veramente triste dover constatare da uomo delle istituzioni che nel corso di questo processo si è accertato che questo è avvenuto. Perché la grande intelligenza criminale dei soggetti di cui abbiamo parlato finora si scontra con la loro profonda ignoranza, come dirvi, di cultura generale. E quando, voglio dire, siamo andati ad approfondire questo dato per capire se qualcuno di loro fosse stato, che ne so, un appassionato di argomenti che in qualche modo potevano farci comprendere perché inizia una stagione in Italia fatta di oltre 1500 rivendicazioni, che potessero spiegare come si era arrivati a individuare questa sigla, facendo riferimento alle falangi tipiche degli eserciti dell'antica Roma, o ai movimenti falangisti spagnoli, o a altre situazioni parificabili, riferibili all'America Latina. Noi abbiamo trovato il deserto culturale di questi soggetti. E questo deserto culturale ci è stato confermato anche da una serie di collaboratori di giustizia, nella misura in cui quei collaboratori di giustizia vi hanno detto, come hanno detto a me, ma dice, ma questi, ma che cosa ne sapevano? Dice, ma non ne sapevano assolutamente niente, anzi, quei collaboratori di giustizia proprio riferibili al gruppo Papalia ci hanno raccontato che no, che avevano la certezza di un suggerimento esterno che aveva dato indicazioni proprio quali appartenenti infedeli ai servizi di sicurezza di utilizzare quella sigla tanto per regolare una serie di conti interni, e da questo punto di vista Fulci mi pare che sia stato chiarissimo, quanto per essere messa a disposizione sempre quella sigla anche a fini di depistaggio, attenzione, ecco perché vi ho detto all'inizio non ce la faranno a depistare, perché dopo molti anni anche le menti più raffinate cedono il passo alla forza della verità. È così, è come il vino. A un certo punto, voglio dire, non è più possibile, perché quel concetto chiave da cui è iniziata la mia requisitoria, che ruota intorno
al tempo, senza banalizzarlo troppo, ma riferendolo a quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, il tempo è galantuomo. E quindi arriva un momento in cui la verità, per forza di cose, viene fuori, i depistaggi non reggono più e le azioni criminali vengono lette nella loro giusta luce. Paolo Pulci, già direttore del CESIS, proveniente da una carriera totalmente diversa, perché avete visto, avete sentito che Pulci aveva fatto una carriera diplomatica molto importante, in quegli stessi anni ci ha detto di essere stato vittima, in un periodo immediatamente successivo al disvelamento della struttura Gladio, ma precedente alla stagione stagista, di gravissime minacce da parte di soggetti riconducibili ai servizi di sicurezza e in particolare alla settima divisione del SISMI. Struttura istituzionalmente deputata ad occuparsi di operazioni stay behind, stare sotto, e quindi riferibili alla cosiddetta Gladio, E che cosa ci ha detto Pulci? E qui si crea un collegamento inscindibile tra accadimenti che non sono slegati tra loro, che quelle minacce venivano rivendicate Falange Armata. Nel periodo in cui Pulci veniva minacciato da Falange Armata, la componente siciliana di questo sistema mafioso, ancor prima e ben prima dell'inizio della stagione stragista, aveva progettato, ereditando questa indicazione dalla componente calabrese, l'utilizzo della sigla per firmare la propria responsabilità in relazione a quegli attentati. A quale scopo? Certamente da una parte c'era uno scopo sul quale mi intratterrò più avanti, che non può che essere quello di andare oltre la immediata riconducibilità di determinate azioni criminose a soggetti chiaramente individuati, perché tutto ha sullo sfondo anche una rilevanza psicologica particolare. E ovviamente utilizzare una sigla come quella serviva da una parte a nascondere per palesarlo soltanto all'interno di determinati ambienti, ma anche, diciamo, ad amplificare la portata destabilizzante che quegli attentati dovevano assumere. E così è stato. Aveva anche uno scopo ulteriore, e in questo c'è il contributo dichiarativo di grande rilievo di Armando Palmeri. Avevano lo scopo di coinvolgere, in una fase in cui ancora la strategia stragista non era entrata nella sua fase esecutiva in senso stretto, mai identificati appartenenti ai servizi di sicurezza, in contatto con soggetti di vertice di Cosa Nostra, nell'ambito di incontri finalizzati a stabilire come creare terrore in ampie fasce della popolazione, che doveva poi innescare quelle reazioni a catena che si sarebbero verificate
con la stagione stragista in senso pieno del termine. Perché ritengo che questa indicazione assuma un peso di grande rilievo? Perché nella parte che io ho riservato, diciamo, poi alla seconda parte della requisitoria odierna, voi avrete modo di comprendere che tutto questo Calabrò Giuseppe lo sapeva. Che Calabrò Giuseppe, nel momento in cui decise di collaborare con la giustizia e lo fece molto giovane, lo fece anche in quel caso non perché avesse percepito quali potevano essere le conseguenze giudiziarie a cui sarebbe andato incontro, ma lo fece purtroppo in attuazione di un disegno criminale che non passava soltanto dalla consumazione degli attentati ai carabinieri, ma anche dalla successiva fase depistante che le sue dichiarazioni avrebbero avuto. Ecco perché Calabrò Giuseppe, come dicevo prima, ha un'enorme paura nel momento in cui comprende che quelle aperture dichiarative possono portare anche oltre quella che è la sua intenzione. Ed ecco perché Calabrò Giuseppe, che stupido non è, introduce nel suo racconto collaborativo dell'epoca una serie di riferimenti che sembravano portare a riscontri importanti e decisivi sul suo narrato. Lo vedrete dopo la breve pausa che vi sto per chiedere, come i giudici che si occuparono delle vicende processuali a carico di Calabrò e di Villani in realtà si interrogarono con grande attenzione su tutta una serie di distonie nel narrato del Calabrò e su come abbiano in qualche modo cercato di verificare piste alternative per ottenere conferme al dichiarato del Calabrò che il Calabrò non poteva dare. Questo lo ricavate dalla sentenza numero 2 del 97, del 3 febbraio del 97, prima sezione della Corte di Assise di Reggio Calabria, lo ricavate dalla sentenza numero 18/98 del 28 luglio del 98, Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, confermata dalla Suprema Corte e divenuta esecutiva il 18 ottobre del 99. Pronunce che ci consentono ancora oggi di procedere anche in relazione ai due duplici tentati omicidi a carico di Filippone e di Graviano senza doverne dichiarare l'intervenuta estinzione per decorso del tempo. Lo ricavate anche dalle sentenze emesse nel processo a carico di Consolato Villani del 4 ottobre 2005, numero 79 del 2005 e 28 settembre 2009, numero 31 del 2009 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche questa divenuta esecutiva, attenzione, perché su questo dato ci tornerò, il 10 dicembre del 2010, dopo che Consolato Villani aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Le chiedo, Presidente, adesso una breve pausa, anche una mezz'oretta. A Terni ci sentite? Sì, la sentiamo bene.
Presente l'imputato Graviano? È presente l'imputato Graviano. Va bene, il difensore di fiducia, avvocato Aloisio, c'è lei per ora in sostituzione? A Bari ci sentite? Sì, presidente, sentiamo. L'avvocato Filippone è presente, l'avvocato Surani, solo l'avvocato Surani, no, l'avvocato straniero. Parti civili ci siamo, ci sono tutte le parti civili che erano presenti pure prima. E allora possiamo, pubblico ministero, ma può stare anche seduto, pubblico ministero, se ha problemi. Grazie presidente, allora riprendo. L'ho già premesso nella parte di intervento di questa mattina. Siamo chiamati nel corso di questa requisitoria anche a fare una serie di passaggi certamente più noiosi rispetto ad altri, ma indispensabili a capire quali tracce i processi sin qui celebrati hanno lasciato in relazione alla ricostruzione che siamo chiamati a fare in questa sede e soprattutto chi come me ha lavorato su queste tracce prima ancora che in fase processuale, nella fase delle lunghe attività di indagine, è tenuto, questa è la mia idea, a segnalare quegli aspetti che ci hanno consentito di formulare le imputazioni portate alla vostra attenzione. Nella requisitoria scritta troverete nel dettaglio la lunga analisi del materiale probatorio raccolto in vista dei processi celebrati a carico di Calabrò Giuseppe e di Villani Consolato. Nel mio intervento orale io cercherò di ridurre i riferimenti a quelli che sono assolutamente indispensabili a effettuare una serie di considerazioni. Vi dico subito che se proviamo a leggere oggi quelle vicende processuali spogliandole da tutte le acquisizioni successive e dalla prova che si è formata nel corso di questo processo, analizzandone la dinamica, collocandola in una prospettiva che fu la prospettiva adottata all'epoca per leggere quegli accadimenti, se ne ricava immediatamente una ricostruzione contraddittoria, in lunghi tratti incomprensibile, nel quale gli attori delle vicende processuali sembrano i protagonisti non di una storia criminale, tragica, concreta e reale, consumata in Calabria tra il 93 e il 94, ma gli interpreti di un genere teatrale, forse minore, ma certamente molto in voga qualche anno fa, in quei circuiti teatrali parigini, sempre molto frequentati, che fa capo al cosiddetto Grand Guignol. Il Grand Guignol è un genere teatrale in cui gli attori si specializzano in spettacoli cruenti e macabri, in cui non c'è nessuna trama, o se c'è è una trama spesso e volentieri incomprensibile, in quanto allo spettatore non interessa in alcun modo che ci sia un filo logico nella narrazione, proprio perché lo spettatore
accede a quel tipo di rappresentazione teatrale solo per vedere una lunga scia di sangue. Ovviamente in quel caso fasulla, come una rappresentazione teatrale fatta bene sa essere in modo convincente, in relazione a quelle che sono state le condotte delittuose consumate da Calabrò Giuseppe e da Villani Consolato, purtroppo quel genere teatrale sembra essersi tradotto nella realtà. Questo è quello che voi in qualche modo potete ricavare, se la sensazione che ho provato io non è una sensazione esclusivamente di tipo soggettivo, leggendo le vecchie sentenze. E tanto più risulterà vero quanto più si tenterà di comprendere i fatti facendosi guidare da un reo confesso, Calabrò Giuseppe, che non aveva in alcun modo l'intenzione di contribuire alla ricostruzione di quei fatti. Calabrò Giuseppe non è stato mai un collaboratore di giustizia. Vorrei che su questo ci fosse chiarezza e vorrei che non si equivocasse quello che è il mio pensiero sul punto, perché a mio modo di vedere il collaboratore di giustizia è colui il quale, prima ancora che la veste esteriore di colui il quale fornisce un apporto dichiarativo, ha una profonda rivisitazione interiore del suo vissuto, che Calabrò Giuseppe, come avete avuto modo di verificare quando è stato esaminato nel corso di questa istruttoria dibattimentale, non ha avuto in alcun modo. Se invece, leggendo quelle sentenze, si muta la nostra prospettiva di osservatori ovviamente interessati e si considerano quei fatti anche a prescindere dai nuovi elementi di prova che oggi siamo chiamati a valorizzare, e quindi si valorizzano quegli accadimenti all'interno di un contesto totalmente diverso rispetto alla narrazione che ne fa il Calabrò, e con finalità ovviamente fino a quel punto difficilmente esplorabili in sede processuale, quindi quelle finalità eversive, terroristiche, con un approccio che va oltre quella che è la tipica modalità di agire di un sistema mafioso evoluto, allora tutto incredibilmente torna al suo posto. E questa è l'operazione che è stata svolta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che prima ancora di avviare indagini specifiche finalizzate alle acquisizioni che sono state illustrate nel corso di questo processo, ha deciso, a mio modo di vedere correttamente, posso dirlo perché non è stata una decisione esclusivamente mia, è stata una decisione presa collegialmente da tutti coloro i quali si sono occupati di queste indagini nel corso di molti anni, a partire dall'allora procuratore della Repubblica Federico Cafiro De Rao, con il determinante contributo del dottor Francesco Curcio, oggi procuratore della Repubblica di Potenza. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una operazione elementare banalissima. Abbiamo scomposto, nella memoria scritta che depositerò, ne avrete la plastica rappresentazione, tutto quello che era il costrutto accusatorio che aveva portato alle sentenze di condanna di Calabrò Giuseppe e di Villani Consolato, e abbiamo cercato di individuare attraverso questa operazione tutti quegli argomenti che i giudici avevano percepito come argomenti non convincenti. Poi vi leggerò dei brevissimi passaggi proprio per darvi la misura anche nel corso del mio intervento orale quanto quei giudici avessero capito
nonostante la mancanza degli elementi di cui disponiamo oggi. Perché già in quella sede tutta una serie di acquisizioni probatorie tra loro concatenate lasciavano trasparire che la reale lettura dei fatti in realtà era distantissima da quello che ricostruzioni interessate e depistanti avevano cercato di portare all'attenzione dei vari collegi giudicanti. Ovviamente seguirò un ordine cronologico prima ancora che logico, suddividendo questo tipo di analisi per ogni singolo episodio delittuoso portato alla vostra attenzione, partendo, mi sembra evidente, da quanto avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 dicembre del 1993. Anche qui richiamo la sentenza e per farvi immediatamente individuare i passi delle sentenze di nostro interesse, ovviamente di mio interesse, ma di nostro interesse per comprendere se quanto fatto dal pubblico ministero può essere in qualche modo convalidato in questa sede, vi leggerò soltanto alcuni passaggi di quelle sentenze, proprio perché la lettura integrale sarebbe incompatibile con i tempi che ci siamo dati in questa sede. Il 2 dicembre del 1993 una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri con a bordo i carabinieri Pasqua e Ricciardo percorreva la tangenziale di Reggio Calabria. Sapete benissimo di quale tratto di strada sto parlando, procedendo verso il capoluogo di provincia, e notava all'altezza di un supermercato che fiancheggiava la carreggiata la presenza di un'autovettura che rallentava la marcia e seguiva il veicolo militare esitando nel superarlo. Pur procedendo i militari a velocità assai ridotta, circa 70 km orari, sulla base della ricostruzione dell'epoca. Eravamo alle 4 di notte, attenzione, e il complessivo comportamento del veicolo, cioè il veicolo civile, induceva i militari e quindi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri a rallentare ancora di più e a farsi superare dalla Fiat Regata a bordo della quale si trovavano Calabro Giuseppe e Villani Consolato.